sei già salito in macchina! Strega vuole mostrarmi le prove che... Le vedrai dopo le prove! Shh. Presto! E signorina Selina? Che succede, Nini? Ho qui le prove che mi hai chiesto. Ti prego, sbrigati a venire. Per me è molto doloroso. Io non voglio che lei soffra per colpa mia. No! Pensavi che per me fosse facile rivivere tutta questa storia per dimostrarti che sto dicendo la verità? No, le chiedo scusa. Io non ho il diritto di chiederle nessun tipo di prova, signorina Selina. Io... Sciocca! Sì che devi chiederle! Io non volevo farle pressioni, mi creda. Senti, quel che fate è fatto. Vieni qui da me e togliamoci questo peso di dosso. Fatto, ora viene. Visto? Sono un genio, un piano infallibile. Bravo, adesso però vai perché devo prepararmi per la recita. No, dobbiamo ripassare il discorso, ho paura che lo dimentichi. Non lo dimentico, l'ho ben presente, l'ho imparato a memoria. Bene, allora io mi tengo pronto, perché non appena esce di qua la incrocio, la faccio rilassare un po' con qualche battuta e la consolo. Tutto sbagliato, Nini, tutto sbagliato. Tu dovevi seguire Tomas e dopo andare dalla strega. No, poverina, non vedeva l'ora di mostrarmi le prove. Non dico che non sia importante, ma poteva aspettare. Tomas se n'è andato. Dovevo forse prendere il triciclo di Cecilia e rincorrere la sua auto? Sì, oppure potevi nasconderti e spiarlo, così invece non saprai dove va. No, non è vero, perché il pelato ha detto a Nicolas dove andava. Ecco, visto che si fida tanto di Nicolas, potevi usarlo come spia, perlomeno. E perché? Per ritrovarmi coinvolta anche stasera in una situazione imbarazzante. Pensi sempre al peggio? No, per vedere tu stessa che lui ha occhi solamente per te. Io non penso al peggio, ma sai che cosa mi ha detto? Se non può stare con Nini, cioè con me, tornerà alla vita che faceva prima. Io non lo voglio vedere, la verità è che non voglio. When I look around, the little things I see, seems to me the old man to fly. Ah, Juan, ti chiedo scusa. Scusa di cosa? Beh, ti ho promesso un po' di distrazione, invece siamo qui a guardare il canale. Meglio questa vista che le quattro pareti della pensione. Il fatto è che non me la sento di fingere che vada tutto bene quando in realtà sono distrutto, purtroppo. Un problema di cuore? Già. Una persona che mi sta molto a cuore. E ogni volta che sono con lei e mi illudo che vada tutto bene, succede qualcosa e mi ritrovo al punto di partenza. Se non va, non va. Non vale la pena insistere. Lo so, ma forse tu non sai di cosa parlo e quindi... Sì, invece. Sì? Sì, anch'io ho sofferto come lei. A quanto pare non si salva nessuno. Chi è? Sono Nini. Avanti. Grazie. Grazie di essere venuta. Perdonami se ti accolgo così, ma sto rivivendo momenti molto dolorosi e non posso fingere di stare bene. Lo immagino. Prendi quella busta. È la prova che dimostra l'autenticità della mia storia, o meglio, della mia tragedia. Aprila. Aprila, leggi. È la denuncia alla polizia che ho fatto quando scomparve mia figlia. È scioccante, no? Che cosa c'è? Non c'è un altro documento che dimostri che... Che? Come sa che sua figlia è Cecilia? Certo, quello è il nome che le ha messo Tomas quando entrò in famiglia, però... Dov'è scritto che la sua bambina scomparsa è Cecilia? Come? Qui non... Scusi, io forse faccio troppe domande, però voglio dire, come mai è sicura che Cecilia è sua figlia? Beh, ma perché sì, è ovvio che... E sono 7 anni che la sto cercando. Ho altri documenti, ho i rapporti degli investigatori. Che c'è? Vuoi ancora delle prove? No. Come fai a non capire quello che sto passando? Che altro vuoi che faccia? Dimmi, cosa devo fare? No, nulla, mi perdoni, io non volevo... No. Nini, senti, la sola cosa che ti chiedo è di avere un po' di pietà. Sono 7 anni che la mia vita è una tortura. Sì, le chiedo scusa. No, lo capisco, hai tutto il diritto di dubitare delle mie parole, ma vorrei che provassi a metterti al mio posto per 2 secondi, soltanto questo. Oh, che vergogna, io ti invito a mangiare qui a casa mia e tu arrivi con la cena. Ma scusa, tu hai pensato all'ambientazione, non è cosa da poco. Dai, assaggia questo, è una sorpresina. Forza, dai, assaggia. Mmm.
cos'è? Patè di salmone alle erbe. Ti è piaciuto? Ammettilo. Tu mi vuoi umiliare, ecco la verità. No, mi vuoi umiliare. Non dire così. Mi vuoi umiliare. Lo sai che sono preoccupata. Perché? Per Tomas e Nini. Che peccato, no? Non riesco a non pensare a loro. Per esempio, Tomas, che cosa farà ora? Dov'è? Sarà all'ambasciata con i suoi figli, non so. Non è lì, te lo posso assicurare. Perché? Tu come lo sai? Perché Angelo mi ha detto che gli ha detto Juan che sarebbe uscito con Tomas. Juan? Perché era un po' depresso. Già, che strano, no? Deve essere un'occasione speciale per non parlarne con te, che sei il suo migliore amico. Non mi ha detto nulla. Mi ero ripromessa di non piangere, ma... Scusami, io non capisco come ci possa essere tanta crudeltà nel mondo. Come possono succedere queste cose? Non c'è una giustificazione. Ti deve sembrare molto, molto strana questa storia. Sì, in effetti un po' lo è. Già, anche per me. Però, non so, d'un tratto ho capito che mi fa bene parlare di questo con qualcuno. E che quel qualcuno sia tu. Sai, ho come la sensazione che posso essere me stessa e anche... Non lo so, ti sento come un'amica. Amica? Ti sembra strano. Tu non credi che possiamo essere amiche? No, non è questo. È che io sono solo un'impiegata dell'ambasciata. Io non capisco perché ti sminuisci, Nini. Ti butti sempre giù quando invece hai una forte personalità. Anche se non te ne rendi conto, per esempio... Tomas ha molto a cuore quello che dici. Non capisco che cosa c'entri questo adesso. Sì che c'entra e come. Io mi sono accorta che tra voi c'è qualcosa, come dire, di importante. Scusi se mi permetto, ma... No, figurati, anzi mi servirebbe proprio un consiglio. No, un consiglio no. Io al massimo posso darle un'opinione. Non è possibile che lei pensi sempre a una persona che non riesca a dimenticarla e ad andare avanti. Sì, anch'io la pensavo così, però in questo caso è diverso. Io, sai, sento che lei mi ha fatto cambiare. C'è qualcosa in me che è diverso. Scusa. Sebastian. Tomas, dove sei? Qua, guardando la luna. Ma qua dove? Sei alla finestra della tua stanza oppure all'ambasciata, nel giardino? Insomma, qua dove? Sono uscito a distrarmi un po' per dimenticare chi sei tu. Ma scusa, perché non mi hai chiamato? No, tu hai la tua vita, sei molto impegnato, io non ti voglio disturbare. Senti, questo lascialo decidere a me, non voglio che tu stia male. Mi passerà presto, sta tranquillo. Grazie per aver chiamato. È davvero a pezzi. Non so a cosa sta pensando. No, io non sto pensando a nulla. Semplicemente ti chiedo qualcosa che... Non so, mi sembra evidente. Non è così? No, in realtà... Beh, sì, senz'altro lui è il mio capo ed è l'ambasciatore e... Lo ammiro per la famiglia che ha costruito e... È una brava persona, ecco. Non so perché fai così, Nini. Io ti apro il mio cuore, ti parlo del mio dolore. Tu non puoi essere sincera con me. Ma sì, sono sincera. Il fatto è che non voglio... Ma voglio dirle una cosa per un'altra, perché lei ha già sofferto abbastanza. Sì, molto, e spero che tutto questo finisca presto. Sì, vedrà che passerà. Parli con Tomas e gli dica la verità. No, non posso. Devo aspettare ancora un po'. Tomas adora Cecilia, io adoro Tomas. Lui è l'amore della mia vita, Nini. E io ancora non ho potuto riprendermi dal mio dolore. Per questo ti chiedo di aiutarmi. Ho bisogno che tu mi aiuti. Sì, io l'aiuterei, però non so come. Con il tuo silenzio, così come hai fatto finora. Bene, ora ho bisogno di riposare un po'. Ti dispiace? No. Si riposi, con permesso. Grazie. Grazie di tutto, Nini. Victor, arriva la sempliciotta. L'ho blandita e confusa. Adesso tocca a te. Orazio è davvero un personaggio. Noi tutti a urlare gol! E lui, impassibile come sempre, fa terrificante trasformazione. Allucinante, incredibile, veramente da ridere. Che tipo che è. Però è una brava persona, è molto professionale, molto. Sì. Che simpatico, Orazio. E a te? Ti capita di, che ne so, di vederla ancora, questa ragazza che ti fa soffrire? Sì, molto spesso. Sì? Un bel problema.
Se non vuoi non rispondermi, ma ti posso chiedere chi è? Sì, certo che me lo può chiedere. È la ragazza di Martin. Ah, Sofia. Certo. Ecco perché voi due non andate d'accordo. Sì, beh, questo è uno dei motivi. Comunque non deve pensare che io e lui ci odiamo. Semplicemente abbiamo valori diversi. E lei? Io che? La persona che la fa soffrire, ancora la vede? Sì, ogni tanto sì. Però visto che non posso frequentarla, preferisco non parlarne, dimenticarla. Sì, certo, è meglio. Già, è questo che dobbiamo fare, dimenticare chi ci fa soffrire. Guardare avanti e cercare di non pensarci più è senz'altro la cosa migliore. Buonasera. Mi hai fatto paura. Scusa, non volevo spaventarti. No, non preoccuparti. Per te. Grazie. Stavo pensando che avrei voglia di fare un giro per il parco. Ti andrebbe di fare due passi? Così ci rilassiamo e parliamo. No, grazie, no. Non è un buon momento. Però non è mai un buon momento. Se non è ora, quando lo sarà? Scusami, ma non posso. Perché? No, non riesco nemmeno a pensare. Ma perché? Che ti succede? Che cos'è che ti fa stare male? Nulla. Varie cose. Allora lasciami indovinare. Lavoro? No. Salute? No, nemmeno. Amore? No, non è quello, non c'entra affatto, va tutto bene. Ah, perciò va tutto bene? Se per caso vengo a sapere che il tuo cuore è occupato, mi arrabbierò molto. Hai capito? Scherzo. Sì, non preoccuparti, sul serio, comunque domani starò meglio. Ah, bene. Perché non mi dici cos'hai? No. No. Un altro no per la collezione. A casa ho uno scaffale con tutti i no di Ninì. È pieno di no. Vado a dormire. Non vuoi dirmi che cos'hai? Grazie per i fiori. Di nulla, ma aspetta.